l'olio era un bene supremo, era un bene supremo, appunto, come si diceva, che ha influenzato anche il linguaggio comune. Quindi, l'espressione aver la pila nel senso di avere l'olio, ma sì. Va bene, concludiamo. chiedo scusa, ma poi notizia a parte meriterebbe un altro primato che si riscontra a caso, cioè il maccaronaro, che si ritrova citato per la prima volta in questi rogiti notarili studiati da Nicola Fiorentino. Non è la chitarra, è il maccaronaro ha le corde di ottone e di chiara influenza napoletana, come lo sarà poi la chitarra quando nel primo decennio del 1800 sarà perfezionata la tecnica del filo di ferro, il filo filato, che è quello poi che sta alla base delle chitarre che ancora oggi vediamo nei nostri mercati. Questi oggetti entrano poi a far parte delle carte totali, della cui importanza noi non ci fermeremo mai di ringraziare Nicola Fiorentino. Le carte totali che attraversano tutti i secoli analizzati, quindi dal 500 in su, e sono delle spie sull'evolversi di certi capi soprattutto di abbigliamento, e cioè sulla evoluzione del costume popolare casolare. Io vi rubo soltanto altri 5 minuti, ma questa è una storia veramente affascinante, un poema veramente affascinante, questo di Casoli, in merito al costume popolare casolano. E occorre una breve premessa per farvi capire l'importanza. Nel 1782 Ferdinando IV di Borbone, che in questa operazione tutto appare fuorché il goffo personaggio descrittoci dalle cronache piemontesi, indice un concorso da tenersi presso la Regia Fabbrica Ferdinandea a Napoli, riservato ai pittori della Regia Accademia, e mediante il quale gli artisti dovevano dipingere una Luciana. La Luciana è l'abitante del quartiere di Santa Lucia a Napoli, quartiere famoso per i suoi costumi bellissimi sotto l'aspetto cromatico. E che cosa voleva farci con questi disegni Ferdinando IV? Intende il re costituire una forte opposizione alla invasione delle ceramiche inglesi, che ormai la facevano da padrone presso tutte le famiglie della nobiltà napoletana e del regno. Allora, lui intende nominare due vincitori di questo concorso, che poi vengono inviati nelle varie aree del regno di Napoli a ritrarre le forge di vestire più belle, più significative, che dovevano costituire il rinnovamento cromatico dei famosissimi servizi di tè, caffè, di piatti che venivano prodotti alla Regia Fabbrica di Porcellana a Napoli. Quindi una operazione economica di tutto rispetto. Allora, i due che vincono questo concorso sono Stefano Santucci e Antonio Berotti.
da un documento che abbiamo ritrovato nell'archivio di Stato a Napoli, sappiamo che nel 1789, proprio l'anno fatidico della Rivoluzione francese, il re annuncia al preside di Teramo, il preside allora era una sorta di figura di prefetto, che annuncia l'arrivo dei due regi pittori di cui si chiede la facilitazione nei compiti diciamo di ripresa, di disegno, quindi servendo loro cavalcature per andare nei vari paesi montani, eccetera. Siamo nel dicembre del 1789. Presumibilmente, perché c'è un vuoto, nei mesi invernali questi ritornano a Napoli, i due regi pittori, però ricompaiono subito nel 1700, nella primavera del 1790, perché dipingono delle gouache che poi sono testimoniate dagli altri lavori che compiono man mano che dal Teramano, cioè dall'Abruzzo ulteriore primo, scendevano giù verso l'Abruzzo cittadino. Abruzzo cittadino. Quando vengono a caso di qui? Questo non ci mancano i documenti, però quasi con certezza si può affermare che nella primavera del 1791 Antonio Perotti e Stefano Santucci sono qui a Casoli e ritraggono uomo e donna di Casoli che sono conservati attualmente a Palazzo Pitti a Firenze insieme al costume di Paglieta e al costume di Mozzarogna. Ma il costume di Casoli doveva essere così bello da indurre altri operatori della Real Fabbrica Ferdinandea, altri artisti, a riprodurre alcuni, diciamo, alcuni personaggi che erano stati ritratti dai due regi pittori. Volevamo, uno di questi è Luigi del Giudice, il quale nel 1795 riproduce solo il costume maschile, di elegantissimo tra l'altro, era il costume, era quello festivo ovviamente, non pensate che i nostri antenati andassero in giro vestiti così per i lavori di trebbiatura o di raccolta delle olive, è veramente eccezionale. È chiaro, come mi faceva giustamente notare l'amico Nicola Ferentino, che questa testimonianza rappresenta la puntualizzazione del tema culturale in un certo momento della storia, cioè anche i costumi popolari per essere un aspetto diciamo culturale della società si storicizzano, per cui addirittura spesso si ha per alcune località una tra le giovani e le vecchie generazioni una discrepanza per cui ci troviamo di fronte a due tipi di costumi completamente diversi e lì si nota appunto la differenza. Ora, io ho scritto quando Nicola mi ha comunicato l'alto onore conferitomi, cioè quello di tenere una simpatica conversazione insieme agli amici di Casoli, io ho scritto a Firenze, ma mi hanno risposto che in questo momento, dato che stanno spostando archivi e documenti, non è possibile. Per cui mi riprometto di poi pubblicarli in seguito, pubblicare questo costume di Casoli che, signor Sindaco, mi ricollego a quello che si diceva a proposito della sagra della Polenta e del Canguro, non deve rimanere fine a se stesso. Insomma. Noi siamo veramente stufi di queste pagliacciate pseudo-rinascimentali e medievali che accompagnano le manifestazioni nei nostri paesi, qua giurate, qua, eccetera. Questo è un documento storico, questo è quello che deve essere sia l'abito maschile che l'abito femminile.
nella giornata di festa o nelle giornate essenzialmente significative per la comunità casolana, allora alcuni ragazzi o ragazze devono indossare l'abito tradizionale. Questo. Sì, certo. Io questo qui che vedete è soltanto l'abito maschile che fu riprodotto da Luigi del Giudice, ma Antonio Berotti e Stefano Santucci hanno riprodotto qui invece la coppia casolana, infatti si chiamano uomo e donna del paese di Casoli, Abruzzo Occidentale. E dicevo, un argomento veramente, insomma, di grande fascino e perché no, anche di grande cultura. E speriamo poi di poter trattare in un secondo momento. Ma particolare cultura che poi io sono stato particolarmente affascinato da questo tema. Perché? Perché Stefano Santucci, io credo sia lui, non tanto Berotti, Stefano Santucci riporta a Napoli tre vedute della Maielma che io credo siano state disegnate qui da Casoli, perché io ho coniato una specie di detto che vale solo per me, ma io che voglio riferirvi. Io dico sempre che, lo dico pure all'amico Nicola, che Casoli è l'occhio più bello con cui la Maiella vede se stessa. La visione della Maiella da qui a Casoli è qualcosa di eccezionale. E quindi io credo, storicizzando il momento, che anche il giovane pittore Stefano Santucci sia stato suggestionato da questo passaggio, e per cui lui è da ritenersi probabilmente l'autore di questi tre paesaggi, di queste tre vedute della Maiella. E che fine hanno fatto? Purtroppo, quando nel 1806, a seguito dei noti avvenimenti dell'invasione delle truppe francesi, insomma, allora lì sono fuggiti lasciando tutto e non si è ritrovato più niente. Ora qualche cosa sta riemergendo da un fondo a Napoli, siamo stati a vedere insieme a Vincenzo Accardo, che è autore insieme a me di questo fondamentale volume, La storia del costume popolare abruzzese, ormai introvabile perché insomma risale a 20-30 anni fa, e per cercare di ritrovare questi documenti. Ma Stefano Santucci è sicuramente l'autore dei tre disegni delle tre vedute della Maiella, perché si ha notizia che lui poi li ripassa appena, si dice, in un documento successivo alla permanenza dei due regi pittori qui a caso. Insomma, signore e signori, qua facciamo come le ciliegie e le castagne, o più mangio più viene da mangiare. Io è meglio che mi fermo qua, perché poi, siccome mi accaloro, insomma, nell'entrare in questi argomenti che sono veramente di eccezionale importanza, non vorrei che con la mia fuga disturbo la vostra cortese attenzione. Certo è che Casoli è una, grazie insomma all'opera storiografica di Nicola Fiorentino, Casoli costituisce un affascinante poema epico che è poi quella, la storia delle genti d'Abruzzo. Io vi ringrazio per il cortese accolto.